Che al mondo si nasconde dietro maschere e apparenza affinché di lui si dica che bravo uomo, che eleganza. Servono guanti sulle mani, sotto al sole lindi e pinti, per nascondere le macchie di malefatte e lo schinganni, per confondere le acque e sembrare più importanti. Una giacca e una cravatta e guadagni 100 punti, che nel gioco delle parti l'importante è stare in alto. Poco conta chi sta sotto, dietro, a destra oppure accanto. Testa china a chi comanda, sempre pronti a mendicare ogni briciola che cade dal banchetto del potere. Noi indossiamo buffi vestiti, colorati e poco seri, perché ognuno ha il suo colore e dimostrarlo ne andiamo fieri. Come umil servitori, guanti bianchi su ogni mano, perché quando un sogno arriva non deve scappare lontano. E il regalo di un sorriso noi vogliamo ringraziare, e per questo sopra il viso cappelli e piume da far sognare, che sono pronti con ardore a inchinarsi e ringraziare ogni volta che rivive la magia del carnevale. Quel momento eccezionale, paradosso della vita, in cui ognuno è ciò che vuole e il mondo va... Vada s'arriva! Siamo qui con Simona Geraci, una delle organizzatrici del Festival delle Bande di Strada. E come nasce il Festival delle Bande? Il Festival delle Bande nasce da un'idea. Devo dire, davanti al mare di Ponza ho conosciuto i Pink Puffers. Ho ascoltato la loro musica e abbiamo pensato di fare qualcosa insieme a Collevecchio. E così è stato proposto poi qua a le persone che abitano qui, io abito qui però non sono nata qui. Ho parlato con la banda di Collevecchio, che è stata disponibile subito, contenta di questa proposta, e così è nato il festival. E l'idea proprio di portare qui la musica delle bande di strada, che ancora non è abbastanza conosciuta, anzi poco, diciamo, non ci sono stati qui altri eventi, altri festival di bande di strada, questo è il primo. E questa cosa ha avuto molto successo, l'incontro tra le bande tradizionali e quelle di strada, e quindi quest'anno ci rifacciamo alla seconda edizione. Qual è stata la sua sensazione personale, appunto, di questo incontro tra le bande tradizionali e le bande invece di strada un po' speciali? Beh, è stato molto divertente, perché io mi ricordo benissimo l'anno scorso la curiosità con cui le bande tradizionali ascoltavano l'altra musica. Ci sono stati dei momenti liberi dopo il pranzo dell'anno scorso, che era domenica, era una sola giornata, in cui le bande hanno cominciato a suonare insieme, quindi si sono scambiati i repertori, diciamo, hanno fraternizzato in una musica diversa, e questo devo dire è stato molto bello. L'altro aspetto, diciamo, positivo, che era quello a cui noi volevamo, puntavamo, è quello proprio dell'essere una festa di strada, quindi le persone che partecipano alla festa, ecco, non c'è una musica da un palco, diciamo, come è, diciamo, un concerto, ma anche un concerto rock, non soltanto un concerto di musica diciamo classica. La musica di strada avviene in mezzo alla gente, quindi stimola molto più la partecipazione, l'interazione, perché è chiaro che poi molte bande mi hanno detto che sono state stimolate anche dall'allegria del pubblico che le circondava, insomma, che ballava, che rideva, si divertiva, insomma, questo è molto forte, diciamo, questo incontro tra il pubblico e chi suona in una banda di strada. Qual è il vostro rapporto a Collevecchio con questa festa?
Ma la prima cosa è fare una festa partecipata, no? Nel vero senso della partecipazione, quindi popolare, in cui tutte le persone sentono la festa un po' loro, tutti quanti sentono che la festa è anche loro. E questa è, diciamo, è la prima cosa bella per Collevecchio. La seconda cosa è che Collevecchio è un paese molto bello e sta in natura, quella della Sabina, che è stupenda. Io davanti ai miei occhi prima avete inquadrato appunto la Tuscia e il Monte Soratte, cioè veramente è una natura bellissima. Quindi aiutare uno sviluppo turistico che di tipo culturale, musicale, che tenga in conto della natura, è un modo per salvare questo territorio ed evitare, diciamo, altri tipi di sfruttamento che non sono consoni a questa bellezza. Ci puoi spiegare tutto quello che succede intorno alle bande? Senz'altro, questo, diciamo, è una cosa a cui noi teniamo molto, tra l'altro, questo contorno, perché non è qualcosa di altro, ma qualcosa che è parte della festa di strada. Quindi gli artisti di strada saranno diversi, seguiranno le bande con i trampoli, faranno degli spettacoli con il fuoco. C'è un giocoliere, Don Carlos, il giocoliere, che è la domenica verso le 14:30 farà uno spettacolo dedicato anche ai bambini, ma siamo tutti un po' bambini, quindi sarà divertente anche per gli adulti. Quindi diciamo che c'è una varietà di gioco estemporaneo, perché l'artista di strada anche improvvisa. C'è il nodo nella corda! Sentito! Aspetta! Aspetta! Grazie! L'altra cosa a cui teniamo è il mercatino che è di prodotti biologici e di artigianato. Abbiamo cercato artigianato soltanto, quindi non ci sono prodotti industriali, perché non avrebbe nessun senso, e abbiamo privilegiato gli artigiani locali, sempre nell'ottica di e ovviamente i produttori biologici locali. Biologico perché appunto ci teniamo al rispetto della natura e ad salvarla attraverso un'agricoltura che tenga conto delle compatibilità. E l'artigiano locale perché anche questo è un modo per valorizzare questo territorio.